Mi chiamo Mary Gassani. Ho 45 anni e ho deciso di operarmi perché facendomi una radiografia mi sono accorta di avere una curva scoliottica di 65 gradi. Ora, a distanza di 6 mesi, sto veramente bene. Sono contenta di aver fatto l'operazione perché riesco a far tutto. L'intervento correttivo di scoliosi consiste nel agganciare le vertebre incluse nella curva con delle viti che passano attraverso i peduncoli e si chiamano viti peduncolari. Queste viti poi vengono attaccate tra loro con delle barre in titanio modellate che permettono di riallineare la colonna vertebrale. Questo intervento ha ridotto la sua invasività negli anni considerevolmente, perché oggi ci permette di fissare soltanto la curva principale della scoliosi, lasciando libero tutto il resto della colonna. Si agisce con una manovra innovativa che si chiama derotazione diretta. In pratica, le vertebre incluse nella scoliosi vengono fisicamente ruotate in modo da ridurre l'inestetismo del gibbo costale senza dover fare delle procedure chirurgiche aggiuntive sul torace. Quindi la maggior parte della colonna rimane mobile e il paziente può tornare a fare una vita normale senza avvertire una limitazione dei movimenti. Tecnica anestesiologica per questo genere di interventi, che comunque sono interventi ad alta complessità chirurgica e assistenziale, è l'anestesia generale totalmente endovenosa, che non interferisce con il monitoraggio neurofisiologico che viene predisposto per questo tipo di pazienti. Noi abbiamo la possibilità di controllare momento per momento la funzione del cuore, dei polmoni, dei reni, del cervello, la temperatura corporea. Questa è una metodica che ci permette di controllare tutta l'intera funzionalità del midollo spinale. Prima dell'intervento, sistemo dei cavetti, degli elettrodi che verranno collegati posteriormente al nostro macchinario. Dopodiché, sistemo altri svariati elettrodi sulle gambe a controllare tutti i muscoli che abbiamo scelto di visionare. Ogni volta che il chirurgo me lo chiede, io mando uno stimolo, quindi dal cervello alle gambe, registro la contrazione e do il feedback positivo al chirurgo. Vuol dire che il midollo è completamente intatto. Scosse. Perfetto. Il ferista rimane lavato anche dalle 5-6 ore, insomma, visto che parte almeno un'ora e mezza prima. Per la chirurgia vertebrale c'è uno strumentario appunto per impiantare queste viti per l'intervento, dove ci sono varie misure, varie dimensioni e varie tipologie. Ok, tutte le viti sono state inserite, adesso facciamo il controllo radiologico. Vieni un po' più giù ancora. Va molto bene. Le due barre sono diverse dal punto di vista della curvatura, perché la barra principale, quella più curva, va all'interno. La seconda barra, che va sulla concavità, spinge in basso per abbassare il gibbo costale. Perfetto, prof, anche durante le manovre correttive, nessuna modifica, perfetto dall'inizio alla fine. Grazie. Com'è andata, Ale? Molto bene. Molto bene, la paziente ha perso poco sangue, penso di svegliarla immediatamente, poi di mandarla in recovery room, non in terapia intensiva, cioè nella stanza dove la monitorizziamo per alcune ore, e poi rimandarla in stanza, reparto. Senza problemi, è andato tutto molto molto bene. Ok, grazie. Grazie a tutti. Allora, il giorno dopo dell'intervento mi hanno messo anche subito in piedi. Non me lo sarei mai aspettato, perché con un intervento così ho iniziato un pochino a camminare. E gli infermieri sono stati carinissimi, sono stati vicino, per qualsiasi cosa erano disponibilissimi.
e poi piano piano, giorno dopo giorno, ho iniziato ad alzarmi e a camminare, a fare tutti gli esercizi. Dopo 5 giorni sono stata dimessa. Sono tornata a casa e dopo un mese stavo bene. Infatti non ci credevo. Dopo un mese ho iniziato a star bene, ho iniziato in palestra a fare dei piccoli esercizi e dopo 2 mesi ho iniziato a fare tutti gli esercizi e a ballare. Ora faccio l'insegnante di danza hip hop e ho anche un gruppo di cardio fitness, dove facciamo un allenamento molto intenso. Però riesco a fare tutto, addominali, braccia, glutei, tutto con i pesi, e lo stesso a ballare riesco a muovermi perfettamente, proprio facendo tutto. Ho scelto l'Istituto Ortopedico Rizzoli perché ho sentito parlare benissimo nella mia città di questo centro. Veramente mi sono trovata bene, proprio c'è tanta umanità, e questo è molto importante quando uno si opera, perché si sente un debole. Sono stata proprio assistita molto bene. Tuttora, anche a distanza di 6 mesi, ho fatto la visita, ho incontrato il professore, i medici, tutti molto contenti, sono veramente felice. Chiunque mi chiede del mio intervento, io dico lo rifarei, perché ora sto veramente bene. Lo so che una persona può avere paura, però per il futuro, cioè io ho pensato al mio futuro, perché con la schiena che in questa curva qua di 65 gradi, tra 10 anni mi sarei trovata storta, col cuore schiacciato, il polmone schiacciato, essendo in buona salute mi sarebbe dispiaciuto. E quindi a tutti consiglio di fare questa operazione, anche perché poi si sta veramente bene. Non è facile, perché è una scelta importante, però io tornassi indietro la rifarei, e consiglio a tutti di farla proprio per stare bene fisicamente.